Abbiamo 5 pannocchie. Lo sai che non me ne privo? Ragazzi, innanzitutto ci dobbiamo potenziare qui il fiore di luna che sarà a livello 2, quindi perfetto. Ebbene ragazzi, eccoci qua tornati su Piante contro Zombie 2. Oggi in questo episodio continuiamo la nostra avventura ai tempi moderni. Dovevo dire che perché il terreno è diventato tipo stradale, adesso tra poco diventerà stradale il terreno. Al giorno 16 c'è lo zombie orco. Guardate ragazzi, non fatemi pensare quello che sto pensando io, perché giorno 16 c'è lo zombie orco. Ma come sarà cambiato quello zombie orco? Ce lo incontreremo normalmente, spero. Giorno 16 non mi convince tanto, eh. Ho molta paura. Ah, che poi ho ottenuto quel taco tipo un po' strano, che, appunto, non potevamo mangiarlo, quindi era tipo una trappola. Sciocchi che non siete altro, siete cascati nella mia trappola. Atrocemente, ovvia. Posso contare su una vasta e variegata varietà di zombie. Allora. Non tutti però, giusto? Che vi prenderanno a pugni fino a farvi sparire completamente dalla faccia della terra. Ok. E io mi potrò avere il mio taco. Tu al taco, Dave. Dobbiamo prenderlo. Dov'è un gigantesco attacco nei tempi moderni? Dove senza petto d'erba? Mi. E come dobbiamo fare, scusa? Si sa, è pronto. Vorrei prenotare domani un treno. Come dovremmo fare a battere 10 zombie orco di 10 epoche diverse? Cioè, guardate, sono 10 diversi tipi di zombie orco. Già mi sta arrivando qua l'egiziano. Quindi l'egiziano non è troppo difficile se non fosse il fatto che. Cioè, abbiamo trovato zombie orco. Non ci sono neanche gli altri zombie tipo tradizionale. Non c'è nessun altro. Sono composti da zombie orco sto livello. Sono tanto composto da loro praticamente. Spirito cocomeri mi servirebbero assolutamente sì. Ok, così ci aiutano molto a respingere qua i zombie. Allora, dopo aver fatto questa cosa, mettiamo una ciliegia, direi. Sarebbe molto utile. Ok. Questo è andato e anche l'altro, perfetto. 10 al zombolino, stiamo molto attenti. Cedro, metterei. No, c'è anche lo zombie rockstar, cavernicoli, sì. Non ci ho fatto caso, mo. Stavo un attimo concentrato. Colpo di cannone. Oh, non va questo zombie orco. Non deve entrare, non deve entrare. Ciliegia, via. Ok, perfetto. Mettiamo tutto. No, 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 no. C'è rockstar, c'è rockstar. Ormai c'è rockstar. Rovere, rovere, rovere. Porca la porca, porca la porca. Come ha fatto a spaccarmi il coso? Ciliegia. A rockstar mi servirebbe. Ora! Ok, via. Perfetto, siamo andati là. Questo adesso è un po' tutte le parti, mi sa. Ma anche qui, perfetto, e qui siamo andati. Adesso mi servirebbe un attimo capire che sta succedendo. Stai dando un gigantesco di zombie. Oh cavolo. Sì! Uva qui, assolutamente sì. Qua un cannone cannone. Ok, appena arriva lo zombie, quello il zombie scomitture, dobbiamo metterci il rovere di pietra, Ragazzi, ce la dobbiamo fare. Porca miseria, lo zombie mangia del cannone, ma mangia questo zombie. No, anche lui. Lasciamo gli spazi e faccio danno la carota, Ci servirebbe quella carota, scusate, la carota ci servirebbe. Colpo di cannone. E va, via! Vai via! Zombie orco del futuro che sei rimasto su di quello che pensavo. Colpo di cannone. Perché se non ti scalo di zombie, tu puoi sparare semi allora. Vai, vai, metti tutto. Arrivano un botto di zombie. Porca miseria, è casino. Colpo di qua, perfetto, ciliegia. Colpo di cannone, colpo di cannone che colpo qua. Spara semi, assolutamente sì. Disco. Ok, vai, vai. Non ce la stiamo cavando male, non ce la stiamo cavando male, assolutamente no. Adesso siamo in situazione un po' critica, un po' critica, un po' critica. Oh no. No, 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 no. Non ci possono dare neanche le foglie. Non ci possono dare neanche le foglie. Quello è un altro problema di questo gioco. Porca. Porca la miseriaccia. Ok, questo è andato, via. Porca Eva. Congelati, congelati. Carota. Tipo sparasene.
manca fatto spawnare ancora. Spara semi. Che questo è andato. Porca la miseria. Ok, questo è andato. Soltanto lui rimane. Soltanto questo bastardo rimane. Spara. Oh! È stato difficilissimo! Te, 10 zombie orco diversi mondi, ma si fanno sentire, eh! E meno male che non c'era quello spaccavasi, manca soltanto quello, va? Allora, 100 monete, 3 fiori di luna e 3 nottunombra, va bene, ci sta. Ok, abbiamo fatto il giorno 16, mamma mia che difficile, devo concentrarmi un botto. Passiamo al giorno 17, siamo adesso dalla terra... Siamo arrivati alla pietra. Queste tutte cose stradali siamo. Da terreno, siamo da giardino, ma siamo passati alla pietra, quindi cambia anche l'ambiente. La lanciatrice crespucolare è un'altra pianta ombrosa, dente Dave. Tutte le piante ombrose sono quelle che si possono potenziare con i fiori di luna là. Allora, sono normale e lancia proiettili esplosivi. Nel suo stato potenziato, tuttavia, ti lancia lungo 3 file. Buono! Vuol dire una fila per ognuno dei miei pollici e nasi. Ok, oddio. Quello dell'8 bit e c'è anche quello con il teschio. Ah, quando sono pochi zombie, mi sa che vogliono arrivare tramite le epoche. Quindi siamo molto attenti tramite le fratture che si creano. A un certo punto potenziamo questa pianta, così fa anche più danno. Perfetto. E usiamo le fiori di luna, che qua mi sembra molto utile. Ah, ragazzi, secondo me in questo mondo la pianta più buona da usare è il fiore di luna, perché a parte che è fatta apposta, secondo me, in questo mondo, ma perché appunto ci sono delle piante in cui dobbiamo forse usare con il fiore di luna. Buono. Ah, ecco, si intendeva con 3 file. Aspetta, usiamo normalmente. Cosa fa se usiamo normalmente? Ah, soltanto uno, ok, invece questo colpisce 3. Perfetto, qui usiamo le bocche di drago, spara semi elettriche, fiore di luna mettiamo qua. Ci sta, perfetto. Non è male, oh. Non è assolutamente male. Usiamo le ste piante, sono utilissime. Sono il fiore. Ah, ci servirebbe anche per questi dell'8 bit, è vero, ci servirebbe anche per questi. Qui fa la semi-elettrica, mi stiamo un po' avvicinando questo signore. Dottore, cosa vuole fare, dottore? Dottore, non si azzardi, dottore. Ok, sta arrivando un gigantesco di zombie, attenzione. Fiore qua loro. Ok, gli aerostatici non sono un nostro problema troppo grave, però lo zombie informatico forse un po' di più. Ah, qui siamo altri di queste piante, perfetto. Queste piante che ci hanno speciali le voglio usare a me in questo mondo. Cioè, qua che abbiamo anche le altre più forti, che vorrei usare anzitutto con potenziamento a vedere com'è. Buono! Sta arrivando un gigantesco di zombie. Prepariamoci, Nimfea, è arrivato l'Egitto, prepariamoci, Vabbè, qui adesso li battiamo tutti sicuramente. Ok, potenziamento a questa che secondo me sta. Ok, via. Manco tanto qualcuno dell'epoca dell'Egitto. Abbiamo fatto anche una bella simmetria. Vediamo chi c'è. Vabbè, lo zombie qua, faraone. Vediamo chi ci arriva. Vai, anche un tubero. Ah, Anubis. Anubis. Vai, fiore d'oro, qualcun altro? No, perfetto, abbiamo vinto. Giorno 17 completato con successo. Abbiamo ottenuto questa pianta che non è male, Ce la prendiamo, ragazzi, ce la prendiamo perché mi sembra una buona arma. Zombie con il toro. Allora, un conto è respingere qualcuno che va lento o un po' veloce. Ma questo, oltre ad andare veloce, è pure resistente, Ok, ragazzi, siamo tempi moderni, giorno 18. Allora, siamo... abbiamo fatto mi sa più della metà. Quindi siamo più della metà. Attenzione qui lo zombie ordinario. Dobbiamo stare molto attenti. Secondo me comunque i girasoli sono molto buoni qua da piazzare anche. Noi sottovalutiamo quei girasoli che secondo me vanno anche più soli. Ragazzi, quando c'è una pianta obbligatoria mettiamo il fiore di luna. Quando dobbiamo fare normalmente mettiamo il girasoli da vermicoli, che secondo me sono la pianta migliore per questo mondo. Attenzione, sta arrivando un aerostatico. Ok, allora possiamo metterci tuberi perché li scavalca, quindi dobbiamo fare tutte le bocche di Dragos. Ok, vai. Ce la facciamo? Vai, ce la facciamo, forse sì, vai. Riusciamo a batterlo, perfetto. Sta arrivando un gigantesco auto di zombie. Quindi abbiamo anche qua la marea, ovviamente. Potenzialmente quasi da sole. Oh cavolo. It's not good. Cavolo, quanti sono vicini. Idea già, via. Perfetto, sta arrivando anche il surfista, quindi stiamo molto attenti. Ok, bocche di drago, bocca, metti qua la semi elettriche. Bocche di drago, ok.
Dai che ce la facciamo qua, eh. Giorno 18 anche senza potenziamenti lo facciamo. Lo facciamo anche senza potenziamenti. Ok, lì c'è uno zombie toro, lo possiamo respingere con un tubero, sicuramente sì. Arriviamo gigantesca di zombie. Prepariamoci qua tuberi, perfetto, via. Ciliegia la usiamo qua. Via. E mancano tanto questi qua sotto. Perfetto, giorno 18 completato con grande successo. In 3 secondi via tutti, via. E che fa la vignata, non la prendiamo. 100 monete, 2 di queste piante e 2 ombra porcino. La radice d'evasione è una pianta astuta, dente Dave. Quando è in pericolo si trasforma in una pianta esplosiva. Se tocchi lei e un'altra pianta si scambiano di posto. Usare le radici d'evasione per salvare. Ah, ho capito forse qual è. Cosa le piante possono essere in pericolo? Chiama la polizia! Chiamiamo la polizia! Forse ho capito quale abbiamo usato una volta? Sì, la conosco, ce l'abbiamo sta pianta. L'abbiamo usata una volta, tipo ci suonava dei tuberi, una roba del genere. Quindi quando le piante sono a pericolo, quindi se noi la mettiamo qua, fa qualcosa? Non lo so, io provo a fare questa tecnica. Tanto qui abbiamo un po' di piante mischiate. Vorrei un attimo verificare se posso, miss. Cos'è che sa che la pianta non è pericolo, forse. Ok, allora, qui mettiamo una spada semicavernicola che respingiamo anche lo statico, vediamo, lo ferma e lo respinge pure, ok, buona, buona questa pianta. Ah, ovviamente scavalca anche quello, perfetto. Lo deve riscavalcare. Oh ragazzi, contro i zombie che volano possiamo usare anche questa spada semicavernicola, non sarebbe male. Ok. Oh, è tu però messo. Ok, sì. Allora, qui mettiamo tutte le piante. Perfetto, c'è una bella fila. Ci sono andando un bel po'. Ok, mettiamo tubero cavernicolo. Sta arrivando una gigantesca auto di zombie. Ok. Aia. Questi sono duri, questi sono duri. Colpo di cannone, assolutamente sì. Non mi ha fatto quasi niente. Ma quanto resiste sto giornale? Ha fatto scherzo, quanto resiste sto giornale? Ok, lui adesso va in velocità, ultrasonica. E adesso. Uva! Ok, mi vedo un botto, ciliegia, mio che mette. Vedete quando ho messo la spiaggia, eh? Ok, mi ha. Oh cavolo, ok. Zombie qua. Pianta cavernicola. Sta arrivando una gigantesca onda di zombie. Stiamo attenti. Respingi. Miss. Cavolo. Pensiamo questa qui. Cosa fa? La pensiamo. Ah, fate esplodere qualcosa. Ok, fate esplodere qualcosa. Non l'ho notato. Vabbè, qui siamo un cannone. È giorno 19. L'abbiamo completato con successo. Senza neanche sprecare. Neanche un minimo piccolo etoserba. Allora, esiste un'epoca di zombie orco, ma non un'epoca di bastardi. Ok, allora questa volta ci hanno dato cose più difficili da affrontare. Obiettivi non ne abbiamo. Oh cavolo, ci sono le robe che fanno spawnare i zombie, quelli della città perduta. Quindi saranno anche i zombolini con lo zaino. Allora, possiamo fare sicuramente una roba. E una roba la possiamo fare. Allora, io direi mettere tutte le bocche di drago per ora. Aspettiamo un attimo, facciamoci un po' di soli, direi. Quindi pasentiamo. Facciamoci una fila di girasoli. Facciamo anche due. Ok, qui mettiamo le bocche di drago. Però lasciamo più spazio ovviamente per le spade semielettriche. Facciamo questa cosa. Ok, qui ha tre bocche di drago. La mettiamo. Lo dobbiamo fare il contrario tecnicamente. Ok, mettiamo qui la bocca di drago. Questa dovrebbe essere invece meno esposta. Ok, e questa più esposta tecnicamente. Leggere questi zombie qua, Rockstar. No, è arrivato questo. Appena si mangia il girasole. Anzi, non glielo facciamo neanche male. Ah sì? Metti là. Viaggia qui. Questo dovrebbe essere andato. Ok, tubero. Non ci sto facendo però troppo caso. Certi tipi di zombie. Quindi datemi un attimo il tempo di ragionare. Perfetto. Spada semielettrica, attenzione là dietro, bocca. Ok, spara quindi servirebbe un attimo un girasole. Ok, dobbiamo ripiantare anche delle piante. Oh, ma arrivano troppo velocemente questi, mi sta bene questa cosa. Com'è? Ciliegia, via. Oh, me lo mangiano in tempo il girasole. Sta arrivando un gigantesco di zombie. E venissero, qua ce la facciamo, tranquilli. Su questi dobbiamo fare troppo i bulli, perché ci sono io, devo fare i bulli, ma non stanno più le tecniche qua. Ma come fanno a venire questi? Oh, sempre dietro arrivano. Porca Eva. No, porca miseria tua, zombie informatico, che ti ritrovi, che non ti ho visto. Allora, c'è un zombie orco. Cioè, veramente? E me lo chiedi pure? E me lo chiedi pure? E me lo chiedi pure, se non riesco a batterlo?
e me lo chiedi pure e otteniamo il suo tubo melmoso. Che è un tubo veramente di slime? Cos'è un tubo veramente melmoso? Che cosa è successo a sto tubo? Sicuramente sarà, mi sa, la modalità infinita, perché di solito c'è un oggetto speciale per la modalità infinita. Benny, un tubo di scarico di lunghezza casuale. Attento dentro Dave, quel tubo fa parte di un'infinita rete di pacciame municipale. Ok, sì, è una sfida infinita. Dove vieni di livello a livello, hai attacchi di zombie più cose del mio maggiore. Metti la parola di tua abilità nella zona infinita. Autostrada per la stanza del pericolo. Vediamo cosa, come si sblocca questa stanza. Vediamo un po', vediamo un po'. Tombino. Si è scappato. È spaccato tutto. Anche l'albero è andato. La tossata per la stanza del pericolo era disponibile. Quindi la zona sempre infinita. Ho capito, ho capito. E va bene, ragazzi. Io direi che questo episodio lo possiamo anche concludere qui. Spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio continueremo questa avventura in questi 5 giorni qua. 21, 22, 23, 24, 25. Devo dire che l'avventura si sta facendo un po' difficile, ma dobbiamo cercare di mantenere sempre una buona difesa e mettere soprattutto molte bocche di drago. E stare attenti soprattutto anche con i zombie che arrivano da dietro, perché sono molto fastidiosi. Ma ragazzi, per questo episodio è tutto e ci vediamo al prossimo episodio di Prendiamo con Zombie 2. Ciao a tutti, mi raccomando, state attenti a tutti quei zombie orco che, porca miseria, vogliono cercare di tirarvi colpi di bastoni, cose, ma lo sparasemi, ciliegie, uva, tuberi, via.